Secondo Consiglio Comunale dell'Era De Maio, questa mattina non c'era inferiore. Tre punti all'esame del Parlamentino: la verifica e salvaguardia degli equilibri generali di bilancio Tari e la variazione bilancio 2022-2024. La tassa sui rifiuti, con 6 voti contrari e 14 a favore, subirà un rialzo in bolletta. Durante la seduta è stata affrontata anche la situazione rifiuti in città, insieme alla presentazione del piano economico-finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani. La maggioranza ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dall'assessore all'ambiente Mercede, mentre l'opposizione sprona a migliorare l'opera della multiservizi, incoraggiando a sensibilizzare le scuole sul tema dei rifiuti. Perché veramente, come dire, veniamo da un periodo molto molto particolare. Intanto volevo segnalare, perché dal Consiglio Comunale non è venuto fuori purtroppo, l'aumento che c'è stato è un'incidenza veramente minima, è solamente 5 euro per nucleo. Quasi 5 euro per nucleo familiare, mi pare si aggiri intorno ai 3,80 euro. E l'incidenza purtroppo dipende dallo smaltimento dei rifiuti Covid. Quindi questa è una traccia che voglio lasciare in rete, in TV, importante, che dal Consiglio Comunale al momento non è venuta fuori. Sono i fondi del PNRR. È su quelli che dobbiamo dare una svolta, dobbiamo avere una visione, dobbiamo veramente segnare il passo e svoltare come città, come cittadinanza. Io dico come ambiente, come infrastrutture, a tutti i livelli, a tutti i gradi. No, parliamo di un aumento di circa 5 euro pro capite, ma che eredita un nucleo, chiaramente, intendevo. E tra l'altro eredita i costi sostenuti durante il periodo della pandemia, per i quali, ricordate, con la passata amministrazione lasciammo calmierati e soprattutto rispetto alle attività che stavamo completando e che oggi invece reinseriamo, comprende una parte del nuovo piano industriale per attività nuova. Siamo consapevoli che dobbiamo agire nelle misure da adottare sulla premialità, sulle scelte che dovremo mettere in campo e che sicuramente potranno essere adatte a calmierare ancora di più questi costi, ma al momento andava approvato una fotografia dello Stato. Situazione. La cosa bella c'è un In aumento, ma l'aumento è da attribuire chiaramente a quella che è stata la gestione di questi anni del settore dei rifiuti. Quindi bisogna effettivamente fare una linea di demarcazione forte tra quello che possono essere le proiezioni e quindi le attività che dovranno essere messe in campo da questa amministrazione, che chiaramente andremo a giudicare nel prosieguo delle attività, con quello che è stato il fallimento della gestione Torquato in materia di rifiuti, anche perché Torquato, come al solito, ha avuto un atteggiamento scettico rispetto al rifiuto e non ha mai voluto investire su un settore che invece è fondamentale oggi anche per i costi. I cittadini pagheranno qualcosa in più e non è sicuramente un dato positivo. È una delle ultime eredità di Torquato che purtroppo dovremo sopportare, e mi auguro che questa amministrazione, insomma, possa anche invertire la rotta. Votare questa tariffazione a luglio significa emettere le bollette subito dopo agosto, immagino. Io nel mio intervento ho chiesto: ma voi con quante rate vorrete far pagare? Entro quando i cittadini dovranno pagare? Oltretutto la Tari, checché se ne dica, a fronte di un servizio non soddisfacente, lo vede la città, lo vedono i cittadini. Lo dice la stessa, nella relazione la stessa società, ci dà un parametro insoddisfacente anche l'ente d'ambito. Di fronte di questo insoddisfacente servizio, città sporca, non pulita, sacchetti ritirati tardissimo e quanto più ne ha più ne metta, c'è comunque un aumento della tariffazione che comunque sarà anche nei prossimi anni, visti i meccanismi con i quali si calcola la tariffazione, l'ARERA, questa nuova società. Innanzitutto di analizzare per bene il piano della multiservizi, che prevede cose ben precise che probabilmente non vengono svolte. Abbiamo chiesto se nel frattempo ci sono state nuove assunzioni con le agenzie interinali per capire se si stanno sopperendo ai pensionamenti, i giorni di malattia, che sono tanti in questa società, e
e per permettere a questo servizio, se è reale, che c'è bisogno di più personale per fare i compiti, con una grande preoccupazione che ho esplicitato e ho fatto mettere a verbale. Qua si è organizzato il Sumbambito, c'è una raccolta dei rifiuti, smaltimento in autonomia e mette insieme vari comuni. Qua entra la politica in gioco, perché bisogna essere capaci di concertare con gli altri sindaci questo Sumbambito. Non vorremmo trovarci di nuovo a vicende tipo il piano di zona, e quindi qua ci vuole la politica con la P maiuscola, essere capace di mettere intorno al tavolo i sindaci, le amministrazioni e lavorare insieme nell'interesse delle nostre comunità. Si è parlato di tariffe, tari, costo dei servizi di altezza urbana, si è parlato della molti servizi, insomma gli argomenti che sono stati trattati sono molteplici, ma quello che è piaciuto è il tono, un tono pacato, tranquillo, pieno di argomentazioni politiche e di proposte fatte dalla minoranza e dalla maggioranza, un confronto serrato senza mai alzare la voce. Noi in settimana, sebbene senza l'indicazione dei capogruppi e senza le costituzioni delle commissioni, abbiamo convocato i consiglieri di minoranza che hanno avuto, ai quali sono stati esposti i punti dell'ordine del giorno da parte dei dirigenti e degli assessori al ramo. Il nostro approccio è questo: conosciamo le modalità, proviamo ad essere aperti a un confronto, a un ascolto che abbiamo rivendicato in campagna elettorale, vediamo fin quando ci sono i termini, lo metteremo in campo. È un fatto positivo, ma la politica è, come dico, spesso una maratona, quindi può essere valutata nel corso del tempo. Corsa, sì. E quindi chiaramente le buone intenzioni, anche la strada per l'inferno è costellata di buone intenzioni. Okay.